Ormai retrocessa, la squadra toscana punta a finire in maniera se non altro dignitosa questa stagione, magari gettando un occhio al futuro col lancio di qualche giovane. I lombardi hanno invece ben diverse motivazioni e sono tuttora tra le prime sei, escluse le prime due che approderanno direttamente in A, le seguenti quattro, sempre se la terza rispetto alla quarta non avrà più di 10 punti, dovranno aggiungere un'altra formazione nella scalata alla massima serie, e il Varese, dopo averlo sfiorato nelle ultime stagioni, vuole realizzare stavolta il sogno. Gli schieramenti in campo: Grosseto con Lanni portiere, davanti a lui Donati, Biraschi, Felcher e Mandolini, i due puntelli di centrocampo Crimi e Brugman, trequartisti Somm, Foglio e Jimenez, dietro all'unico attaccante di ruolo Piovaccari. Risponde il Varese con Bressan tra i pali, difensori Puccino, Rea, Lazzar. Intanto ha preso ad attaccare il Grosseto in queste prime battute ed ora è terminata un'azione d'attacco della squadra di casa. Ripeto, risponde il Varese con Bressante ai pari, difensori Puccino, Rea, Lazzar. In mezzo al terreno di gioco Ferreira, Pinto, Zecchin, Corti e Gomez e Filipe, Cone a sostegno delle punte Neto Pereira e De Bagua, arbitro della contesa Battista Di Molfetta, 16esima presenza in B, guardalinee Schenone e Carbone, quarto uomo Martinelli. Giornata estiva a Grosseto, temperatura di 26 gradi, spettatori poche centinaia, 3 minuti di gioco, 0-0 studio. Andiamo a Novara. Uno splendido gol di Neto Pereira in rovesciata esattamente al 24esimo porta in vantaggio il Varese. Mezza rovesciata di Neto Pereira all'incrocio dei pali, vano il tuffo di Lanni. Dunque Grosseto 0, Varese 1, a te la linea. Novara. Novara 0 e Bari 0, la linea a Grosseto. Proprio mentre Piovaccari di testa fallisce il pareggio, grande la risposta di Bressan. Bressan che era rimasto a terra qualche secondo. Eppoli in vantaggio, Ciccio Tavano al 24esimo minuto, Vicenza 0, Empoli 1 a Terusso. Grazie Barchesi. Dunque tante emozioni in questi minuti, qui come segnalato nel flash precedente, al 24esimo è passato in vantaggio il Varese, cross di Conè da destra, la mezza rovesciata di Neto Pereira, un gesto tecnico davvero rimarchevole, battuto il portiere Lanni e poi il Grosseto ha cercato subito di reagire, e il colpo di testa di Piovaccari da 3 metri parato da Bressan in disperata. Il pareggio dell'Ascoli Russo tra qualche istante. Vai Russo, vai pure. Grosseto? Sì, Grosseto 0, Varese 1, linea Monaco. Meno di un minuto al 45esimo, ma probabilmente ci sarà qualcosa da recuperare. Ora c'è un gol ancora stupendo, stavolta di Ebagua per il Varese di tacco, due gol fantastici delle due punte varesine, Neto Pereira ed Ebagua, stavolta ancora cross da destra, raso terra. Ebagua di tacco ha anticipato l'avversario, ha cercato di opporsi toccando anche il pallone, il portiere Lanni, ma non c'è stato niente da fare, pallone che ha terminato la sua corsa in fondo al sacco, quindi raddoppia la squadra varesina. Il gioco nei minuti nei quali non siamo stati collegati si è fatto ancora più spezzettato per via dei tanti falli dei giocatori che sono rimasti a terra, e l'arbitro non ha potuto far altro stavolta che interrompere spesso lo stesso gioco, e il Varese ha raddoppiato mettendo praticamente, infatti pensate, saranno 3 i minuti di recupero. Al 45esimo ha raddoppiato Ebagua, Varese 2, Grosseto 0 a Grosseto, la linea che torna ad Antonio Monaco Brescia. Assist di testa di Dionisi per Bellinger. Scusa, Piovaccari riapre le speranze per il Grosseto, il gol dunque Grosseto 1, Varese 2, a te la linea. Da tutti gli altri campi che non siano Terni, adesso soltanto un minuto e punteggio, Novara. 48 minuti di gioco, Novara 0, Bari 1, si giocherà sino al 50esimo, Grosseto. Siamo ormai alle battute conclusive, siamo già nel recupero e quindi praticamente il Grosseto cerca le ultime carte per arrivare a quello che sarebbe un fantastico pareggio, un Grosseto gagliardo con grande coraggio e volontà che per ora non sono bastati a recuperare completamente il risultato, ma va segnalato che la squadra di Moriero è già retrocessa e quindi sta... Russo, minuto e punteggio? Minuto e punteggio da Grosseto?
Sì, allora siamo arrivati esattamente al 46esimo risultato, Grosseto 1, Varese 2, linea Brescia. Che ci sono in effetti due palloni in campo, situazione non regolamentare, dunque... Scusa Brughini, clamoroso, proprio allo scadere, quando il 49esimo era già passato... Attenzione, il pareggio della Ternana, scusa Russo, ma c'è Carcuro che ha fatto 1-1 per la linea. Sì, il gol del pareggio anche per quanto riguarda il Grosseto. È stato Koulibaly, il giocatore della Costa d'Avorio, a pareggiare, dunque Grosseto-Varese 2-2. Si torna a centrocampo, ma l'incontro ormai finito, a te la linea. Guardate, è la porta. Finita la partita, Brughini, tante lamentele, a centrocampo ancora la terna arbitrale, ma ormai sono entrate in campo le panchine, 2-2 a Grosseto, tra Grosseto e Varese, a te la linea. Filippo Corsini. Bene, allora grazie ad Antonello Brughini e a Ugo Russo. Sì, Corsini, sì. Soltanto pochi secondi per dire come è maturato. Vai. Il gol del pareggio su questo cross, ha preso la palla Felcher, il pallone è carambolato proprio sul compagno Koulibaly e ha messo fuori causa il portiere Bressan. 2-2, ribadisco, tra Grosseto e Varese, a te la linea.